Siamo proprio sopra Viale delle Belle Arti, verso Via Flaminia, e questa alle mie spalle è la superba Villa Giulia, che oggi ospita il Museo Nazionale Etrusco. Uno splendido esempio di villa rinascimentale, realizzata tra il 1550 e il 1555, per volontà di Papa Giulio III, dal quale ovviamente prende il nome. Giulio III fu un grande umanista, un grande amante delle arti, e il suo carattere si rispecchia nella complessità dell'architettura e delle decorazioni della villa, realizzata appunto da alcuni degli artisti più grandi dell'epoca, come Jacopo Barozzi da Vignola, Bartolomeo Ammannati e il grande Giorgio Vasari. Il vestibolo della villa conduce al portico semicircolare. Le pareti dell'emiciclo sono affrescate con delle grottesche che ricordano quelle della Domus Aurea. La volta invece rappresenta un meraviglioso pergolato adornato da viti, rose e gelsomini. Un elemento di transizione tra gli ambienti esterni e quelli interni, che infatti ci fa raggiungere il primo cortile della villa. A fare da fondale al primo cortile, una loggia che permette al nostro sguardo di attraversare tutti e tre i cortili, ma soprattutto ci consente di raggiungere il vero cuore della villa, il Ninfeo. Affacciamoci dunque su questa meraviglia che toglie veramente il fiato. Il Ninfeo, come vedete, sempre progettato e realizzato dal grande Bartolomeo Ammannati, del quale potete vedere una traccia, la firma su uno di questi pilastri, si sviluppa su due piani. Ad un livello inferiore troviamo due grandi statue che rappresentano divinità fluviali, il Tevere con la sua lupa capitolina e l'Arno. Ma ora scopriamo insieme il livello più basso. Qui, come una sorpresa, ci sono queste meravigliosi cariatidi dalle quali zampillava l'acqua, vedete, da questi fori, che proveniva da un condotto sotterraneo dell'acquedotto dell'Acqua Vergine, lo stesso che, pensate, alimenta la gloriosa Fontana di Trevi. Esatto, infatti fu proprio per questo motivo che il Papa scelse questo luogo per realizzare la sua villa. Inoltre amava mangiare qui insieme ai suoi ospiti, così da ripararsi dalla calura estiva. Guarda che belle queste cariatidi, viste da così vicino, sono veramente impressionanti. Dopo i fasti papali del Cinquecento, la villa conobbe un lungo periodo di decadenza, finché con l'Unità d'Italia non divenne di proprietà dello Stato. Così nel 1889, su spinta del grande archeologo e politico Felice Barnabei, venne finalmente trasformata in un museo. Siamo ora finalmente all'interno del museo, che, badate bene, era stato ideato per ospitare le antichità extraurbane di popoli come gli Etruschi, i Sabini, i Latini, gli Umbri, gli Italici. Col tempo però Villa Giulia è diventata il più grande museo etrusco al mondo, con una collezione straordinaria, pezzi unici e 6.000 opere distribuite su più di 50 sale su una superficie di circa 3.000 metri quadrati. Oh, finalmente ci rincontriamo! Il sarcofago degli sposi. Questa non è solo l'icona di questo museo, questa è la bandiera degli Etruschi nel mondo. È stato riscoperto nel 1881 all'interno della necropoli della Banditaccia a Cerveteri. E pensa, quando l'hanno ritrovato era in oltre 400 frammenti, che sono poi stati ricomposti come in un grande puzzle. Incredibile! E la bellezza, la completezza di questa opera ci permettono di osservare dei dettagli di questo affascinante popolo, come il copricapo della signora, il tutulus, o i calcei repandi, queste deliziose calzature incredibilmente moderne. Con il loro sorriso arcaico e questo tenero abbraccio,
riescono ancora oggi, a distanza di secoli, a trasmetterci il loro sentimento e soprattutto a suscitare in noi grandi emozioni. Siamo ora con il direttore del Museo Nazionale Etrusco, il dottor Valentino Nizzo, che intanto ringrazio per la sua gentilissima ospitalità e al quale voglio chiedere subito questa strana emozione che io provo quando vengo in questa meravigliosa villa. Mi sembra di venire a trovare dei cari. Ecco, perché gli Etruschi hanno questa importanza nella nostra civiltà ancora oggi? Molto dell'eredità degli Etruschi ha sfidato i millenni ed è riemersa più volte nella nostra storia con tutta la sua forza, sia direttamente per quelli che sono i prodotti della loro arte, il modo in cui hanno plasmato il paesaggio, sia per quella che è l'eredità che loro hanno lasciato ai Romani e che i Romani hanno lasciato a noi. Gli Etruschi sono molto più vivi di quello che siamo soliti pensare. Gran parte del nostro essere italiani e del nostro essere europei lo dobbiamo a loro. Sono stati una delle realtà più importanti dell'Italia preromana e una delle prime a capire chi era rispetto agli altri, perché il tema dell'identità, dell'etnos, è un tema che ha una data di nascita nel nostro paese e coincide con il momento della fioritura degli Etruschi. Siamo nell'VIII secolo avanti Cristo, in un Mediterraneo globalizzato nel quale il loro ruolo era molto importante. E un altro aspetto che rende gli Etruschi così vivi e attuali è la loro capacità di influenzare attraverso il loro linguaggio artistico tanti artisti contemporanei, non solo nel campo delle arti figurative, ma anche in quello della letteratura. Per cui sì, anch'io lo credo, lo sento, lo penso, che c'è una forte parentela e ce li fa sentire vicini ogni giorno in un luogo come questo, insomma, è inevitabile. Grazie mille. E l'altra domanda che credo che dobbiamo farci tutti è: questo è il museo etrusco più famoso del mondo. Ecco, quanto Roma e i romani ne sono consapevoli? Quanto dobbiamo essere fieri di avere tale onore e tale onere? Beh, i romani sono consapevoli dell'importanza del Museo Etrusco perché bene o male tutti lo hanno frequentato da bambini quando si studiano gli Etruschi. Mi piacerebbe fosse di più un luogo in cui hanno il desiderio di tornare. Stiamo lavorando molto per renderlo possibile. Sicuramente è un museo più vicino al territorio di tanti altri, è frequentato da molti turisti, naturalmente prima del Covid soprattutto, ma c'è ancora tanta strada da fare per renderlo davvero un luogo pienamente inclusivo dove è piacevole tornare. Beh, siamo stati non a caso il primo museo ad istituire un abbonamento come se fossimo una palestra, proprio per creare una comunità e far venire la curiosità di partecipare da protagonisti alle nostre tante iniziative. Insomma, Villa Giulia è e deve essere una casa per i romani, che vorrei fossero più consapevoli di essere stati etruschi e di aver avuto una fase importantissima della loro storia proprio quando Roma è stata una città etrusca, all'epoca dei Tarquini e all'epoca della cosiddetta Grande Roma dei Tarquini. Grazie infinite, grazie infinite. Stiamo ora scendendo nel piano inferiore del museo, sotto il livello stradale. E non è un caso, caro Andrea, perché ora vi porteremo a visitare una tomba etrusca. Ecco la tomba del letto funebre, scoperta nel 1873 a Tarquinia. Le sue pitture, una volta scoperta, sono state distaccate e poi portate qui, su questa struttura realizzata a Villa Giulia. I colori sono semplicemente stupefacenti. Tutto fanno pensare fuorché ad un giaciglio funebre. Guardate per esempio questo tema a scacchiera che riproduce una tenda o lo zoccolo inferiore dove alcuni delfini guizzano sulla superficie del mare increspato. Al centro un grande catafalco sul quale sono poggiati due copricapi. Tutto intorno invece un banchetto allietato da dei musicisti e poi ancora delle scene di danza e di gioco.
Queste bellissime scene di vita quotidiana ci fanno capire come gli Etruschi pensavano e realizzavano le loro sepolture, cercando di ingannare la paura della morte e soprattutto aiutando chi era ancora rimasto in vita e doveva superare il dolore del lutto. Quindi, cari amici, dal regno dei morti, ancorché Etruschi, vi salutiamo. Questa è Roma Ora, Roma mentre accade.